Il porticciolo di un paesino delle coste mediterranee. In piena estate le imbarcazioni dei turisti affollano all'inverosimile, cercando sicuro ricovero, il piccolo specchio d'acqua. Siamo a Marciana Marina, sull'isola d'Elba, ma potremmo essere in un qualsiasi paesino costiero del Mediterraneo e la situazione non cambierebbe molto. I 1500 residenti diventano in estate più di 5000, sono arrivati i turisti. Il vecchio scalo dove trovavano rifugio i gozzi dei pescatori non è più sufficientemente grande per risolvere i problemi di tutte le barche da diporto. Agosto, settembre e talvolta un po' d'ottobre, i naviganti estivi si godono il mare sino all'ultimo raggio di sole. Poi, prepotentemente, una notte monta il vento e spazza via l'estate e con lei gli ultimi turisti. Per giorni i marosi, spinti dal vento, si infrangono con tutta la loro potenza sugli scogli e sui frangiflutti del porticciolo. Poi, com'era arrivato, il vento scompare, lasciando l'isola ai suoi abitanti. Il porto rivive, trasformato da bolgia infernale a tranquillo approdo dei naviganti. Liberati dai sempre ben accetti turisti, i paesani riprendono possesso dei loro territori. Al calare del sole le luci del paese si riflettono nelle acque del bacino portuale. Ma cosa succede sotto la superficie? Sul fondo melmoso, adagiati in pochi metri d'acqua, i resti lasciati senza vergogna da chi crede che il mare sia una grossa discarica. Alcuni animali si adagiano sul fondo e dormono, altri approfittano dell'oscurità per uscire allo scoperto e vivere la loro vita. Il porto, con le sue restrizioni e i suoi divieti, diviene a tutti gli effetti una sorta di area protetta per molte specie marine. Non si può fare il bagno, non ci si può immergere o pescare neanche con una semplice canna. Da questi divieti traggono beneficio gli animali marini che in porticcioli così piccoli non trovano neanche il pericolo dell'inquinamento. Si ricrea un habitat quasi naturale dove nel buio del centro del porto si muovono persino i barracuda mediterranei. Sul fondo, approfittando della loro incredibile mimetizzazione, grossi scorfani attendono le prede, ma non sono gli unici a sfruttare il buio. Un occhio scruta l'oscurità. Un'enorme bocca aperta ostenta i suoi acuminati denti. Disturbata dai fari della macchina da ripresa, una rana pescatrice tenta la fuga. Risalita dai fondali marini, ha scelto le calme acque del porto per cacciare nottetempo. Quattro fila di denti assicurano le prese di questo vorace predatore del fondo. Nei mesi invernali abbandona gli alti fondali nei quali vive abitualmente e raggiunge il sottocosta dove si riproduce. Normalmente vive a profondità variabili dai meno 50 a oltre 1000 metri di fondo, può superare i 40 kg di peso. Al centro del corpo ha un lembo cutaneo mobile che usa per attirare vicino a sé le prede sulle quali si avventa con uno scatto fulmineo. A vegliare su quest'involontaria area protetta ci pensa la guardia costiera. Durante la notte le motovedette solcano le acque del porto. Sanno bene che nelle acque sottostanti la vita marina è ricca e attira bracconieri senza scrupoli. Il ronzio del motore della vedetta disturba un altro piccolo predatore che trae beneficio dalla limacciosa sabbia del fondo. Il pesce prete, dimenando il corpo, si nasconde sotto la sabbia. Lascia fuori solo il capo, con la bocca rivolta verso l'alto. In questo modo l'incauta preda che gli passerà a distanza ravvicinata non avrà scampo. In agguato su un bidone di plastica, un polpo osserva la tecnica del pesce prete. Il cervello di questo mollusco ha capacità d'apprendimento così elevate da renderlo probabilmente uno degli animali più intelligenti dei fondali marini, e non solo di questi.
La sua capacità di adattarsi a tutti i tipi di fondali gli facilita sia la difesa da parte di predatori più grossi che la predazione per procurarsi il cibo. Una parte del fondale del porticciolo è ricoperta da foglie morte di posidonia, la più importante pianta marina del Mediterraneo. Questo tipo di habitat sembra a prima vista non offrire molte possibilità di rifugio agli abitanti marini, ma non è così. Per molti animali il mobile strato di foglie è quanto di più sicuro esista. Il ricambio dell'acqua portuale è garantito dalle varie correnti che si creano al di fuori del bacino e che talvolta penetrano di striscio dall'imboccatura del porto. Le fasi di marea che si alternano, scandite dalla luna, contribuiscono anch'esse al ricambio idrico. Proprio la luna rende gli abitanti marini, che non la vedranno mai nella loro vita, più o meno tranquilli. La luce lunare, influenzando le maree, è per molti animali stimolo per la riproduzione e deposizione delle uova. Un altro polpo si muove tra le posidonie. La sua bizzarra colorazione lo distingue dal polpo comune. Erroneamente identificato come la femmina del polpo, viene chiamato polpessa. Si tratta di una specie a sé. Tentacoli lunghi e il corpo ricoperto di vistose macchie bianche lo rendono facilmente individuabile. Le sue abitudini prevalentemente notturne ne fanno un animale poco conosciuto, anche se la sua presenza nelle acque mediterranee è comune. Quando si sente insidiato, assume strane e bizzarre forme, accrescendo vistosamente la sua dimensione, cercando in questo modo di scoraggiare il presunto nemico. Alla fine, la prateria di Posidonia rimane il miglior luogo dove battere in ritirata. Vecchie ancore e grovigli di catene fanno bella mostra sul fondo melmoso. Alcune di loro non vedono la luce del sole da decine di anni. Il sottile sedimento limaccioso che ricopre la parte centrale del porto a circa 7 metri di fondo si solleva al minimo movimento. Basta anche il delicato fluttuare di una seppia a sollevare piccole nuvole di polvere. Un animale che si può definire l'high-tech della natura. Migliaia di minuscole cellule che si trovano sulla sua epidermide, i cromatofori, sono comandate simultaneamente dal cervello che, usando gli occhi come recettori dell'ambiente circostante, valuta e determina la mimetizzazione più idonea in quell'istante, il tutto in tempo reale, rendendo la seppia pressoché invisibile. Certo che bicchieri di plastica e biciclette arrugginite non sono proprio un habitat naturale. Purtroppo molte persone credono che gettare in mare rifiuti d'ogni genere sia una cosa civile, tanto quello che non si vede non fa danno. Per fortuna non tutti gli esseri umani sono uguali. Alcuni amanti del mare, anche se non possono immergersi nelle acque dei porti, immaginano lo stato di degrado in cui si trova il fondale. Allora, chiedendo i permessi alle autorità competenti, una volta l'anno si riuniscono per organizzare una vera e propria pulizia subacquea del porto, raccogliendo tutto quello che non è proprio dell'ambiente subacqueo. In diverse località italiane gruppi d'amanti del mare si riuniscono e, in collaborazione con le autorità portuali e comunali, organizzano delle vere cacce al rifiuto subacqueo. La navigazione nel porto viene sospesa. Tutte le imbarcazioni rimangono con i motori spenti per garantire la massima sicurezza a chi si immerge. Sott'acqua si trova di tutto, anche le cose più impensabili. Una volta individuato, il corpo estraneo viene imbragato e, con l'aiuto degli operatori ecologici comunali, issato sulla banchina.
Subacquei sempre in coppia per evitare possibili pericolosi incidenti, perché è facile rimanere impigliati in cime o cavi, rastrellano il fondo raccogliendo rifiuti d'ogni genere. In poco meno di 4 ore sono stati raccolti più di 400 kg di rifiuti d'ogni genere. Biciclette, copertoni e soprattutto chilometri di lenze da pesca di nylon che i pescatori sportivi, che per legge non potrebbero pescare in questi bacini, gettano in mare o semplicemente tagliano quando rimangono incagliati su cime e ormeggi presenti sul fondo. Le imbarcazioni, vecchie e nuove, sono un forte fattore di inquinamento. Scaricano le acque di sentina che generalmente sono mischiate a olio o gasolio direttamente in mare, o semplicemente inquinano con le vernici antivegetative che ricoprono lo scafo per non far crescere nessun tipo di vegetale o invertebrato che ne riduce la scorrevolezza nella navigazione. Il porto di Marciana Marina è uno dei primi in Italia ad essere dotato di sistema per lo smaltimento per gli oli dei motori, delle acque di sentina e delle acque nere delle imbarcazioni. Con le nuove normative sarà obbligatorio per i natanti d'ogni genere utilizzare queste attrezzature che consentiranno una salvaguardia ecologica più elevata per le acque marine. La prima neve ha imbiancato la cima del Monte Perone che domina il paese di Marciana Marina. Con il cambiare dei mesi nelle acque del porto si alternano le specie d'animali che lo popolano. Dai fondali sabbiosi antistanti la baia arrivano i crostacei. Le prelibate e ricercate mazzancolle, gamberi famosi per le loro saporite carni. Questi gamberi alternano la caccia a piccoli organismi, sia invertebrati che vertebrati, con un'attività di spazzini, cercando, con l'aiuto dello sviluppato senso dell'olfatto in loro possesso, animali morti in decomposizione sul fondo. Si spostano velocemente utilizzando le 10 zampe che danno il nome al loro ordine sistematico d'appartenenza, i decapodi. Quando si sentono in pericolo, si insabbiano velocemente, lasciando allo scoperto solo il piccolo rostro e gli occhi. Immergendosi nei periodi invernali, si trovano spesso incagliate sul fondo delle esche artificiali dalle sembianze di mazzancolle. Servono a trarre in inganno un vorace predatore notturno ghiotto di questi crostacei. Dal nero delle acque notturne compaiono nel buio i calamari. Fluttuano nell'acqua senza limitazioni di fondo e direzione. Solitari o in piccoli banchi, con il calare del buio si avvicinano sotto costa alla ricerca di prede. Grossi e attenti occhi, 8 piccoli tentacoli corti e 2 più lunghi, disposti in cerchio intorno alla bocca munita di un robusto becco corneo, uniti alla sua mobilità e alle doti mimetiche, rendono il calamaro un feroce e infallibile predatore. Anche se siamo all'isola d'Elba, il freddo invernale si fa sentire. Siamo in marzo e gli ormeggi del porticciolo di Marciana Marina hanno bisogno di manutenzione. Ogni porto ha un sommozzatore o più, a seconda delle dimensioni, autorizzato ad immergersi per effettuare lavori d'ordinaria manutenzione, quali sistemare le cime d'ormeggio, le boe e piccoli lavori di condotte. Freddo o no, questi sono lavori che si possono fare solo in inverno e Roberto, detto Pitturino, lo sa bene. Nuvole e neve, temperatura esterna che rasenta lo zero, forse i 15 gradi dell'acqua sembrano un sollievo. Con nelle mani martello e chiave inglese gli attrezzi del mestiere, Roberto nuota verso il punto di lavoro. È strano sott'acqua vedere qualcuno con in mano questi oggetti. Il lavoro previsto per oggi è sostituire la catenaria di un gruppo di corpi morti, così in gergo marinaro sono chiamati quei blocchi di cemento che fungono da ancora fissi sul fondo. Sulla terraferma sarebbe un lavoro facile, ma sott'acqua la salsedine ha quasi saldato i moschettoni e i grilli, un elemento metallico a forma di U che unisce tra loro 2 o più catene. Bisogna prima martellare, poi cercare di svitare i perni metallici. Più facile a dirsi che a farsi. Finita la prima fase di lavoro, bisogna far salire a galla i più di 30 metri di grossa catena. Per fare ciò, Roberto utilizza dei palloni che, riempiti d'aria, sollevano dal fondo la catenaria. Sembra facile,
ma restare nell'acqua fredda per ore e ore e poi risalire e spogliarsi al gelo non sono da consigliare a nessuno. Gli incontri subacquei nelle ore notturne non finiscono mai di stupirci. Seguendo una catena d'ormeggio troviamo uno strano animale e il suo benvenuto nei nostri confronti non è dei migliori. Il più grosso dei crostacei del Mediterraneo, la granceola. Dai fondali marini vive generalmente tra i 60 e i 100 metri di fondo. Questo invertebrato risale verso la superficie da gennaio ad aprile per deporre le uova. Le femmine sono più piccole dei maschi, che raggiungono occasionalmente anche 20 cm di diametro. Il maschio, molto combattivo, quando incontra altri esemplari della stessa specie non disdegna i combattimenti. Le sue lunghe e poderose chele riescono a sviluppare una potenza pari a 29 volte il suo peso. Per nascondersi ad eventuali predatori sfrutta un particolare mimetismo, l'omocromia, la capacità cioè di uniformarsi dal punto di vista cromatico con l'ambiente in cui vive. In pratica il colore del suo carapace, il corpo, è lo stesso del fondale sul quale si muove. Se di notte le acque portuali si animano di tante specie, prevalentemente bentoniche, cioè che trascorrono la maggior parte della loro vita sul fondo, di giorno compaiono pesci che al calare della luce si addormentano in improvvisati ripari. Banchi d'argente e i muggini si muovono velocemente alla ricerca di cibo. Filtrano i detriti del fondo sabbioso e brucano sulla scogliera artificiale. Conosciuti più comunemente come cefali, sono sicuramente la specie ittica più comune delle aree portuali. Altro abitante di questo ricco habitat è l'orata, così chiamata a causa della vistosa chiazza dorata posta sul muso. Voraci e erbivori, le salpe si spostano in nutriti banchi serrati formati anche da più di 50 individui. Ma la regina incontrastata di queste acque è la spigola. Conosciuta anche come branzino o ragno, è sicuramente il predatore per eccellenza delle coste mediterranee. Nel tardo pomeriggio le piccole imbarcazioni da pesca tornano ai loro ormeggi e scaricano il frutto della giornata di lavoro. L'area portuale interna non è la sola ad avere un interesse biologico particolare. La barriera frangiflutti esterna, formata da enormi tetrapodi, strutture di cemento armato con forma geometrica a quattro piedi, creano un habitat particolarmente interessante per la vita marina e, tra l'altro, protetto dalle stesse normative dell'area portuale interna. Le specie marine che popolano queste strutture sono le stesse dell'interno, ma vista la maggior presenza di pesce di piccola taglia, il comportamento è alquanto diverso. Il branzino, generalmente solitario, si unisce in gruppi che circondano i banchi di pesci più piccoli, cercando di farli unire quanto più possibile. A questo punto più esemplari contemporaneamente sferrano veloci assalti nel mucchio, sfruttando il panico che si crea tra le prede. In questo modo le possibilità di cattura aumentano notevolmente e inverosimilmente anche le chance di rimanere vivi dei piccoli pesci si raddoppiano. La particolare forma geometrica dei tetrapodi, una volta assestata sul fondo, garantisce una buona resistenza all'incredibile forza dei marosi durante le mareggiate, proteggendo la struttura portuale. Anche se costruiti con materiali che non dovrebbero consentire la crescita delle incrostazioni vegetali e animali, i tetrapodi diventano appiglio per le forme di vita marina bentonica, richiamando così pesci vegetariani come le salpe, che numerose brucano sulla loro superficie. Nuotando nella foresta pietrificata artificiale, si incontra una specie di pesci molto comune nelle acque mediterranee, le occhiate. Prediligono le acque superficiali dove cacciano voracemente il novellame, ma a loro volta sono preda dei pesci pelagici che si avvicinano alla costa. Siamo in marzo e l'inverno volge al termine. È in questo periodo che le acque costiere raggiungono le temperature più basse, quando i torrenti e i fiumi trasportano le gelide acque del disgelo. Le lunghe notti invernali volgono al termine. Con l'arrivo della prima luce, la vedetta della capitaneria di porto si avvicina alla banchina. Lo strano habitat portuale
anche questa notte è stato sorvegliato. Si avvicina l'estate e i suoi abitanti dovranno subire il ritorno del caos d'agosto. Come sempre, qualche furbo non visto userà il mare come pattumiera, segnando profondamente questo delicato ambiente. I visitatori subacquei ritorneranno verso abissi più silenziosi e sicuri, ma sicuramente con il ritorno dei primi freddi, questo piccolo parco marino stagionale si ripopolerà nuovamente. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti con noi. Dopo aver visto quanta vita insospettata si cela nelle acque di un porto pur trafficato e attivo, continuiamo le nostre puntate speciali dedicate ai biomi, cioè agli ambienti naturali del pianeta. Dopo aver visto nelle puntate scorse i deserti e la situazione dei ghiacci del nostro paese, oggi esploreremo le grandi praterie. Sceglieremo proprio le praterie del Nord America, quelle che hanno visto sul loro terreno, sul loro territorio, la grande epopea della conquista dell'Ovest. Parleremo di indiani e cowboy, delle loro diverse mentalità, dello scontro proprio tra due culture, due visioni del mondo quasi antitetiche. Ne parliamo con i nostri ospiti, che vi presento subito. Cominciamo da Francesco Petretti, che non vi devo presentare, ma devo solo salutare perché grazie, è con noi tutti i pomeriggi. Ciao pomeriggio Francesco, a voi, benvenuto. Grazie. E buon pomeriggio a Marco Nese, giornalista del Corriere della Sera, grande appassionato ed esperto del Far West. Allora, noi oggi parleremo di questa grande, lunga epopea insieme a te, Marco, però prima fammi sentire con cosa Francesco ha deciso di aprire questo pomeriggio. Ecco, i prati sono degli ecosistemi importanti, i prati che diventano praterie sono prati che crescono sul fondo del mare, come quelli che abbiamo visto dell'isola d'Elba, che sono i prati della Posidonia, ma sono soprattutto i prati delle grandi praterie americane, delle pampas del Sud America, e posti dove vivono al posto dei pesci e dei cavallucci marini i grandi animali come i bisonti, e che sono la fauna tipica di questi biomi. Biomi sono le grandi suddivisioni degli ambienti della Terra, del pianeta. Le praterie sono uno di questi, ecosistemi dominati dalle erbe, non ci sono alberi, il ciclo è stagionale e molte specie di animali vivono in questi ambienti. Francesco, tu ci giocavi a Indiani Cowboy da bambino? Assolutamente, io ero sempre dalla parte dei Pellerossa, mi piaceva moltissimo il rapporto che avevano con l'ambiente, la conoscenza che avevano dei cicli della vita, che era la loro risorsa più importante. Ecco, tu Marco, quando giocavi a cowboy indiani, cosa ti preferivi essere, cowboy o indiano? Io ero indiano, sparavo le frecce ai cowboy che stavano nascosti dietro i cespugli. Ecco, senti, perché c'è stato questo grande scontro tra indiani e cowboy, o forse più in generale tra i bianchi colonizzatori e i nativi americani, che è finita poi praticamente con lo sterminio del popolo indigeno? Tra bianchi e pelle rossa, più che altro. Erano due mentalità completamente diverse, due mondi completamente diversi. Per esempio, una delle diversità stava nel fatto che gli indiani non avevano il senso della proprietà. Quando arrivarono i bianchi e volevano comprare le loro terre, gli indiani non capivano, perché vendere la terra per loro era come vendere le nuvole, il cielo, l'arcobaleno. Tutto, cioè, era proprio inconcepibile vendere. Era inconcepibile per loro. Disse un capo indiano che praticamente loro erano delle persone libere, che vivevano nella terra che era considerata per loro come la madre che li alimentava, perché loro prendevano tutto dalla terra, dai frutti, dall'acqua dei fiumi e il bisonte che era la loro grande risorsa. Uno dei motivi degli scontri con gli bianchi fu che loro, cioè gli indiani, ammazzavano il bisonte soltanto per una ragione di sopravvivenza, per il sostentamento, per mangiare, per prendere la pelle, per coprirsi, mentre gli bianchi arrivarono e cominciarono a distruggere, cioè a sterminare i bisonti, e questo per gli indiani era una cosa tragica. Grazie Marco, Marco Nese, tra poco continueremo a parlare più approfonditamente di queste due culture. Francesco, tu hai qualcosa da aggiungere in proposito? Gli animali totem della cultura pellerossa, gli animali che diventavano animali sacri, e c'erano l'aquila dalla testa bianca, l'uccello del tuono, il lupo, l'orso, soprattutto l'orso, era il grande animale totem di tante tribù che vivevano ai confini con i boschi della taiga. Bene, un popolo fiero, quello dei nativi americani, fiero anche come i Tuareg del Sahara, protagonisti del nostro prossimo documentario.
Nei tuoi regressare è profondamente radicato l'innato bisogno degli spazi sconfinati e del deserto, di cui sono stati da sempre i padroni assoluti, gli unici a possederne le chiavi. Il nostro prossimo documentario ci porterà nel Sahara, alla scoperta di un'oasi florida e remota, dove ancora si possono trovare le tracce degli antichi progenitori del popolo dei Tuareg. La scoperta e lo sfruttamento del petrolio e il sopravvento dei mezzi di trasporto meccanici hanno radicalmente mutato la vita dei popoli del Sahara. Da nomadi e carovanieri, essi sono ormai diventati per lo più autisti o venditori ambulanti, come i Tuareg, che espongono i loro gioielli ed altri manufatti artigianali nei luoghi più frequentati dai turisti. Vari tipi di fortificazioni sparse nei paesi dell'Africa settentrionale, costruite per proteggere le popolazioni locali e i loro raccolti dalle continue incursioni dei predoni provenienti dal deserto, frutto del lavoro di generazioni e del sacrificio di intere comunità e loro unica possibilità di sopravvivenza, oggi sono solo carcasse di antichi edifici abbandonati, fortezze disabitate e trasformate in musei, con file di magazzini disposti su vari piani, le cui porte, spalancate come orbite vuote, guardano attonite i turisti di passaggio. Alcune di queste costruzioni, come Kasra e Lagi, avevano forma circolare. Altre, come il castello di Nalut, facevano parte di cittadelle fortificate che dall'alto di un colle dominavano pianure e oasi coltivate. Qui incontriamo un anziano berbero vissuto all'epoca dell'occupazione coloniale italiana, avvolto in un bianco mantello di lana, che si intrattiene volentieri a parlare con noi. Quanti figli hai? C'è quattro... maschi. Quattro maschi. Tre donne. Ah, sei femmine. Sette figli. E vivi sempre qui a Nalut? Qua non uscite mai. Ah, mai andato via? No, no, anche tribù non conosci. Ah, ho capito. Quanto si manda lì, muore di fame. Ah. Non conosci dove vendere il pane. Certo. Sì. Nel nord-ovest della Libia, nella regione del Jebel Nafus, come d'altronde nella vicina Tunisia, esistono molti granai fortificati come questo che servivano per conservare e difendere le derrate alimentari, in particolare il grano, dagli assalti dei nemici, dei predoni del deserto. Erano costruzioni anche molto antiche, alcune delle quali risalgono addirittura a 2800 anni fa. Una guida locale ci mostra il sistema usato dagli antichi abitanti per rissare il grano e l'orzo o prelevarli dalle celle più elevate. A Nalut i magazzini si affacciano su stretti vicoli che percorrono il granaio fortezza, descrivendo un cerchio con piccole scale, locali, nicchie e cantine dove venivano sistemati anfore e vasi per conservare l'olio e altri preziosi alimenti.
Da un vicino accampamento nel deserto giungono suoni e rullii di tamburi percossi dalle donne Tuareg, che sono da sempre le depositarie della cultura musicale e linguistica del loro popolo. Gli uomini, riuniti intorno al fuoco, amano raccontarsi storie reali della vita di tutti i giorni e inquietanti leggende di fantasmi e di djinn, gli spiriti che assumono sembianze umane o animali e si annidano un po' ovunque, tra le rocce, sugli alberi e nei pozzi d'acqua. Di uomini trasparenti alla luce, che non fanno ombra sulla terra e vivono chissà dove, di sogni, di magie, di individui e di geni che possono provocare echi, turbini d'aria, miraggi, incendi, malattie, alluvioni e far cadere massi dalle montagne. Nei pressi di una tenda hanno luogo la lunga e meticolosa preparazione del tagelà, il pane cotto sotto la sabbia, che verrà distribuito tra i presenti prima che diventi duro come la pietra, e il rito quotidiano del tè, che sono prerogative maschili tra questa antica popolazione sahariana. Per poter mangiare e sorseggiare il chai senza scoprire il volto, gli uomini devono sollevare il tagelmust, il tradizionale velo che lascia scoperti soltanto gli occhi, sostituito nella vita quotidiana da un altro chiamato shesh. Nel nostro viaggio verso sud ci accampiamo ai piedi di alcune dune dell'Erg di Ubari, dove vorremmo poter sostare più a lungo per goderci la pace e il fascino del luogo. Un mula mula, l'uccellino bianco e nero che porta fortuna ai nomadi, viene a beccare tra i nostri rifiuti. Nel paesaggio completamente minerale del deserto, tutto si modifica nel tempo, si frantuma e si sfalda, come queste rocce a scaglie ai margini dell'antico letto di un fiume asciutto. Le zone rocciose o sassose sono il naturale habitat dei grandi scorpioni, che si nascondono in questi luoghi rintanandosi sotto la sabbia.
La Cacus è una delle regioni più affascinanti del Sahara libico. Per poterla visitare bisogna risalire il corso degli antichi Ouidian, i fiumi prosciugati che attraversavano il deserto. Dove esisteva l'acqua, ancora oggi si trova un minimo di vegetazione. In queste zone si possono ancora incontrare sparute greggi di capre condotte al pascolo dagli ultimi pastori Tuareg. Nel Tadrarta Cacus, dichiarato parco nazionale ed oggi sotto la tutela dell'UNESCO, immenso semicerchio di arenari e rose, la natura ha creato grandiosi scenari rupestri che emergono da orizzonti di sabbia gialla e rossa, guglie, monoliti e altre formazioni rocciose basaltiche, talvolta scolpite in modo incredibile dall'escursione termica e dal vento. In questa regione, che fu attraversata dai grandi esploratori europei del passato, da Horniman, Clapperton, Lang, Richardson e Barth, si osservano alcuni dei più fantastici e grandiosi complessi colonnari ed archi naturali di tutto il Sahara. Ma questa zona riserva un'altra importante sorpresa: la scoperta di uno straordinario ciclo di pitture rupestri che sono come pagine di un grande libro di storia illustrato sulle pareti rocciose da generazioni di uomini che l'abitavano. La Cacus, insieme al Matendouche, è la regione della Libia in cui si concentra il maggior numero di pitture e di graffiti rupestri. Il merito della scoperta e dello studio di questi graffiti e di queste pitture è soprattutto degli italiani, a partire dal professor Graziosi molti anni fa, sino a Fabrizio Mori, Liverani ed altri. Ancora oggi, presso l'Università La Sapienza, esiste un gruppo specializzato in queste ricerche nella regione. Una giraffa del periodo del Sahara umido, quindi all'epoca dei cacciatori e raccoglitori del Sahara, siamo 10.000, 6.000, tra 10.000 e 6.000 anni avanti Cristo, quindi tra le più antiche raffigurazioni di animali del Sahara. Allo stesso periodo risalgono anche varie incisioni di elefanti che si trovano soprattutto nel Matendouche, mentre queste misteriose rappresentazioni di esseri umani, chiamati teste rotonde, risalirebbero ad un periodo successivo, compreso tra 8.000 e 6.000 anni avanti Cristo. Il periodo bovidiano o pastorale, tra 6.000 e 2.000 anni avanti Cristo, seguito da quello cavallino tra il 1000 avanti Cristo e l'1 dopo Cristo, in cui appaiono il cavallo e i carri volanti dei garamanti, e infine dal periodo camelino, che è il più recente. Queste pitture, che raccontano la vita, le imprese guerresche e venatorie, i riti magico-propiziatori dei misteriosi abitanti del Sahara, erano eseguiti con coloranti naturali, pigmenti ricavati da rocce friabili contenenti ossido di ferro, mescolato con latte, albume, urina e sangue, che ne hanno permesso la lunghissima conservazione. In una di queste sepolture della Cacus, Fabrizio Mori ha scoperto una specie di mummia che oggi è conservata al Museo di Germa. Nei pressi si trova un accampamento di Tuareg, dove incontriamo Magar, un vecchio targhì che partecipò agli scavi eseguiti dall'equipe del professore italiano e che ci mostra orgoglioso, oltre che un trofeo di caccia di un muflone da lui abbattuto sulle montagne, una vecchia foto che lo ritrae in compagnia dell'illustre paleontologo. In primavera, poche gocce di pioggia possono destare da un lungo letargo piccole specie vegetali che sembravano ormai senza vita e invece tornano prodigiosamente a fiorire o a spuntare da sotto la sabbia. Qua e là si incontrano i frutti della coloquintide,
simili a meloni giallo-verdastri, molto apprezzati dagli asini e dalle gazzelle. Le ricerche archeologiche hanno via via portato alla luce vari siti che documentano la lunga permanenza in questi luoghi e il fiorire della civiltà di antiche popolazioni, di cui si hanno solo informazioni storiche frammentarie. Nei pressi della città di Germa si trovano le rovine di Garama, l'antica capitale dei Garamanti, il misterioso popolo raffigurato nelle pitture rupestri del Fezzan che un tempo abitava questa regione e di cui parla lo storico greco Erodoto. Erano pastori e coltivatori e coprivano la terra salata con del terreno fertile per coltivare vari prodotti. La loro civiltà è durata 1500 anni. I romani non riuscirono mai ad assoggettarli e dovettero stringere un patto di alleanza con loro. Non lontano da Garama si incontrano numerosi tumuli di forma piramidale. Sono solo alcune delle migliaia di tombe e testimonianze archeologiche sparse tra le colline di Zincecra, molte delle quali sono ancora nascoste sotto la sabbia. Ma le dune del deserto a nord di Germa tengono in serbo un'altra magnifica sorpresa. Questa zona del deserto libico può essere considerata un po' il giardino del Sahara, perché qui si trovano 21 laghi in mezzo alle dune di sabbia, di cui circa la metà mantengono l'acqua tutto l'anno. Qui vivevano i Dawada, alla lettera in arabo mangiatori di vermi. In realtà non si nutrivano di vermi, ma di un piccolo crostaceo che vive nelle acque di questi laghi, l'Artemia salina. Mescolando questo crostaceo con delle alghe, ottenevano delle specie di focacce che lasciavano poi essiccare al sole e seppellivano per un certo tempo sotto la sabbia. Oggi i Dawada non vivono più qui. Il governo libico li ha trasferiti altrove. Insediati nel deserto sud-occidentale, i Tuareg libici, circa 17.000, sono gli eredi della più orgogliosa civiltà del Sahara. Nomadi berberi, animati da un indomito spirito di indipendenza, un tempo dediti a saccheggi e razzie nei confronti dei popoli sedentari, a loro volta si sono ormai in maggioranza sedentarizzati. Di religione islamica sunnita si tramandano un ricco patrimonio culturale di usi, valori e credenze religiose preislamiche che rivivono, oltre che in vari aspetti della vita di tutti i giorni, soprattutto in occasione di feste, ricorrenze annuali patriottiche e religiose, durante le quali indossano i loro tipici costumi, partecipando a manifestazioni e a danze tradizionali. Questi coinvolgenti raduni, esibizioni e ridde di tamburi, canti e spade riempiono il vuoto del deserto con i loro ossessivi ritmi ipnotici e propiziatori, le cui origini e i cui significati simbolici spesso si perdono nel tempo. Da lei emana un profumo di musco, dice il canto di un uomo innamorato, intenso come odore di legno di aloe, frutto che nessuna mano ha mai toccato, delizioso profumo di adolescente. Felice colui al quale la doneranno i suoi genitori, felice colui che potrà possederla e potrà senza fine guardarla negli occhi. Oh,
Musiche, canti, poemi, leggende e racconti che narrano le guerre, le vittorie, le razzie, le passioni e le virtù degli uomini velati del Sahara. Tradizioni, apologhi, insegnamenti morali e proverbi di cui, nonostante le trasformazioni della loro società, è piena l'esistenza e l'anima dei Tuareg, amanti dell'amore, della contemplazione, della libertà, dei viaggi negli infiniti spazi del deserto. Ma sono anche il testamento di un popolo di sopravvissuti, i suoni e gli ultimi bagliori di una civiltà perduta. Faremo proprio un viaggio all'indietro nel tempo. Con il nostro documentario andremo a fare un'esplorazione molto insolita alla ricerca dei dinosauri australiani, le famose lucertole di Oz. Ma con il nostro pomeriggio di approfondimento qui in studio andremo indietro nel tempo nel ripercorrere l'epopea della conquista del West, i coloni europei che conquistano le grandi praterie del Nord America e si scontrano con gli indiani, visi pallidi contro pelle rossa. Chi di noi non ha mai giocato a cowboy e indiani da bambini? Ecco, che cosa ne è stato oggi degli indiani d'America? Cosa è rimasto di loro? E i cowboy esistono ancora? E perché c'è stato questo grande scontro di civiltà, di cultura? Ne parliamo insieme a un appassionato e un esperto che è Marco Onese, giornalista del Corriere della Sera. Benvenuto con noi, Marco. Allora, andiamo subito a vedere sul nostro planisfero chi erano gli indiani e da dove venivano gli indiani d'America e nativi. Che origine hanno, sì, Marco? Gli indiani vengono dall'Asia, sono di origine asiatica. Difatti, se noi vediamo, oggi hanno ancora un aspetto abbastanza asiatico, cioè sì, nella fisionomia. Ricordano, quindi vengono da questa zona qui della Mongolia, l'estrema vengono da questa zona, sì. E come fanno ad arrivare in America? Arrivano in America passando attraverso lo stretto di Bering, ecco, passiamo da quest'altra parte, attraverso lo stretto di Bering che a quel tempo non era inondato dall'acqua, la terra non era sommersa, c'era una striscia di terra che ancora consentiva il passaggio. Collegava. E loro, attraverso, seguendo la selvaggina, perché erano dei cacciatori, seguendo la selvaggina invadono tutta quanta l'America e poi si spostano fino giù, fino alla punta estrema dell'Argentina. Ecco, quindi loro sono proprio i nativi nordamericani di origine asiatica che popolano tutto il continente americano. All'inizio, quando arrivano i primi, questo avviene 30.000 anni fa, quindi nel giro di 30.000 anni loro occupano tutto il continente americano. Quando arrivano i primi coloni europei, nel territorio occupato dagli Stati Uniti vivevano circa 1 milione di indiani. Naturalmente loro non si chiamavano indiani, avevano dei nomi che significavano il popolo in generale. Erano più o meno 250 tribù. Sì. Si chiamavano? Si chiamavano il popolo, il popolo, oppure Anasazi, cioè gli antenati. Ecco.
i nomi delle loro tribù ancora sono rimasti nei nomi degli stati americani, vero? Sì, i bianchi hanno preso alcuni nomi indiani, per esempio l'Oklahoma è un nome di una tribù indiana, la città di Miami prende il nome dalla tribù dei Miami, il Texas prende il nome da una tribù indiana, c'erano per esempio alcuni capi indiani come Pontiac che ha dato il nome a una famosa macchina, una famosa automobile. Pontiac, cioè certo. I bianchi hanno onorato, dopo averli distrutti, hanno onorato gli indiani prendendo i loro nomi. Ecco, da dove venivano invece i bianchi? I bianchi originariamente i primi ad arrivare nel continente americano sono gli spagnoli che arrivano nel Centro America e poi risalgono verso il territorio del Texas e sono i primi a scontrarsi con gli indiani. Quindi questo nel 1500, no? Questo. Okay. Oh. Poi arrivano i francesi e occupano la parte che oggi è del Canada. Okay. I francesi e successivamente arrivano gli inglesi nel 1600. Gli inglesi sono gli ultimi ad arrivare nel continente americano, arrivano nell'area che oggi è costituita dalla Nuova Inghilterra, sono gli ultimi ad arrivare, ma sono quelli che poi sterminano tutti e riescono a occupare il territorio americano un po' alla volta. Ecco, la prima ragione per cui arrivano gli inglesi qual è? La prima ragione è quella religiosa. Loro scappano dall'Inghilterra perché non sono d'accordo con come è stata organizzata la Chiesa inglese, la Chiesa anglicana. Loro sono soprattutto dei puritani, i quali vanno al di là dell'oceano a cercare un paradiso terrestre, il loro paradiso terrestre. E si scontrano con gli indiani perché? Perché non riescono a capire il motivo per cui gli indiani, per esempio, non si costruiscono delle belle case come loro, preferiscono vivere in delle tende semplici e quindi sono due mondi in contrasto, completamente diversi, hanno delle mentalità completamente diverse. Allora, noi dopo con Marco parleremo diffusamente di questo scontro, adesso però andiamo a conoscere degli altri cacciatori. Abbiamo detto che gli indiani erano i più abili cacciatori della prateria, adesso noi rimaniamo nel continente americano, ma ci spostiamo più a sud, nel Venezuela, per vedere in azione appunto cacciatori che però cacciano per un fine diverso, ho detto, per salvare gli animali, e sono alla ricerca di uno degli animali più affascinanti di quella parte del mondo, cioè il giaguaro. Il Venezuela può offrire habitat straordinari a un giaguaro, ma ormai nuove specie di animali hanno invaso il suo territorio. I mandriani tengono sotto controllo branchi formati da 30, 40, anche 50.000 bovini. Chi lavora nelle fattorie è in grado di interpretare i segnali della natura, di capire cosa significa un gruppo di avvoltoi che volteggia sullo stesso punto, oppure è in grado di riconoscere l'odore di una carogna, trasportato dal vento e proveniente da luoghi anche molto lontani. Questi due uomini stanno seguendo una traccia lasciata da un animale che è stato trascinato nel folto del sottobosco. Per riuscire a tirare la vittima fino al suo nascondiglio, il giaguaro deve essere davvero molto forte. La preda era un grosso torello. Questo è il nono vitello catturato in 3 mesi e i mandriani sono tutti d'accordo. Dovrà essere l'ultimo ucciso da un giaguaro. Nella lingua dei nativi, il giaguaro è chiamato l'animale che uccide con un balzo. È più grande e più forte di un puma o di un leopardo. Il più possente tra i predatori dell'America Latina non prova certo timore quando abbandona il fitto del sottobosco per abbeverarsi.
abituato a nascondersi sempre, non lascia mai nulla al caso. Non gli deve certo capitare di essere scoperto. Ma adesso, dopo aver ucciso 9 vitelli, ogni traccia può risultare fatale. Anche quest'orma potrebbe fornire indicazioni utili a un cacciatore. Il giaguaro non sa ancora che c'è qualcuno più forte di lui. Martinez ha già ucciso una quarantina di giaguari e i proprietari delle fattorie si rivolgono a lui quando i felini creano dei problemi. È del tutto insolito scorgere un uomo in questi luoghi, per di più da solo e senza cavallo. Percorre sentieri per altri irraggiungibili, si incammina nel sottobosco e a volte arriva a sfiorare molto da vicino un esemplare nascosto. Questo potrebbe essere l'ultimo giorno di libertà per il felino maculato che azzanna i vitelli. All'alba inizierà la caccia. Ancor prima del sorgere del sole, altri cacciatori arrivano sul posto. Uno di loro è Henning Wiesner, il direttore dello zoo di Monaco di Baviera. Con lui ci sono Riccardo Babarro e Gustavo Sanchez della Profauna, l'ente venezuelano per la protezione degli animali. Sono stati proprio questi tre uomini a incaricare Martinez di organizzare la battuta di caccia, a scegliere colui che in Venezuela viene considerato il miglior cacciatore di giaguari. Stavolta però la caccia non si concluderà con un colpo mortale di fucile. Wiesner, infatti, è un esperto nel campo dell'anestesia degli animali selvatici. Adesso sono diretti verso il fiume, nel punto in cui il giorno prima un esperto di tracce ha individuato l'orma lasciata dal giaguaro. Da questo momento in poi, Wiesner si terrà ben stretto sia lo zaino che la custodia della cerbottana. E Riccardo farà lo stesso con il suo fucile per iniettare il narcotico. Improvvisamente, tutto a un tratto, i cani lo avvistano. I latrati sono inequivocabili. Wiesner monta la sua cerbottana. Niente da fare. Il giaguaro ha trovato una scappatoia e la muta si disperde. No, quanto? 20. No, 20. Ma non è ancora detta l'ultima parola. I cani non hanno mollato, anche se il giaguaro si è rifugiato nella parte più impenetrabile del sottobosco. Un cane è stato ferito. Se il giaguaro ne mette fuori combattimento un altro, la muta desisterà dall'attaccarlo e lui potrà fuggire. Improvvisamente, da un piccolo squarcio nella vegetazione, si intravede il pelo maculato del felino, appena riconoscibile. Vale! Donde? Gli uomini richiamano i cani, perché se il giaguaro si dovesse difendere, l'anestetico non avrebbe alcun effetto. Lo stress, infatti, lo terrebbe sveglio. Ecco, finalmente si è addormentato. Riccardo e Gustavo lo adagiano su una barella improvvisata. Ci vorrà almeno un'ora per raggiungere le macchine e la tensione diminuirà soltanto quando la loro paziente sarà di nuovo sveglia. Grazie.
La mattina dopo, ecco apparire El Frio, una fattoria sconfinata nel Venezuela meridionale. Qui ci sono talmente tanti animali selvatici che un giaguaro non ha certo bisogno di attaccare i bovini. Il proprietario ha concesso ai ricercatori di liberare questo esemplare nell'area della sua fattoria. Carmen Sita si è svegliata. Chi l'ha potuta osservare mentre dormiva può essere stato indotto a dimenticare la sua reale pericolosità. Va bene, vale, vale, vale. La femmina esita. È incerta se lottare o allontanarsi. Questa fiera predatrice, che uccide silenziosa con un solo balzo, si allontana dai cacciatori di giaguari. Eppure, stavolta, è stata proprio la caccia a salvarle la vita. Praterie nordamericane, ripercorrendo l'epopea del West insieme a un grande appassionato ed esperto che è Marco Nese, giornalista del Corriere della Sera. Ciao Marco. Ciao. Ben ritrovato. Allora, gli indiani d'America, i nativi americani, qual era la loro cultura, Marco? Qual era la loro mentalità? Erano delle persone molto spirituali. La loro religione era la natura. Loro erano molto collegati ai fiumi, ai laghi, il cielo, per loro l'arcobaleno, per loro tutto questo era la vita. E infatti loro rispettavano molto la terra, mentre i bianchi volevano modificare la terra, nel senso che ci costruivano case, facevano ponti, loro volevano lasciarla com'è, rispettarla per quello che è. Disse un capo indiano, quando i bianchi li volevano trasferire in altre zone, disse: voi ci volete dare case, ci volete dare tende, noi non vogliamo tutto questo, noi vogliamo i nostri fiumi, vogliamo i nostri laghi e il nostro grande cielo. Certo, ed erano anche dei grandi sognatori, erano anche vero? Dei grandi sognatori. Ecco, per esempio qui c'è un oggetto tipicamente indiano, un acchiappasogni. Ecco, questo era simbolico perché gli indiani dicevano, collocandolo sul letto, dicevano che poteva trattenere i sogni belli dei ragazzi. E loro, il loro grande sogno era quello di confondere un po' la realtà e il sogno stesso. Ecco, questa era la grande spiritualità che aveva. Ecco, una grande spiritualità, una grande leggerezza contrapposta invece all'avidità, se vogliamo, alla concretezza dell'uomo bianco. Dell'uomo bianco, il quale naturalmente arrivò nel territorio americano e cercava soprattutto i tesori, andava a caccia di tesori. I primi furono gli spagnoli che cercavano l'oro, e poi anche gli inglesi scoprirono l'oro e in seguito alla ricerca dell'oro scacciavano dalle zone gli indiani. E disse il grande capo Toro Seduto, Sitting Bull, disse: prima che arrivassero i bianchi, noi stavamo bene, non avevamo bisogno dei tesori, dell'oro. Voi prendete il vostro oro, lasciateci il nostro grande cielo. Ecco, chi erano i cowboy che a un certo punto entrano in scena in questa epopea? Cowboy. I cowboy, come dice la parola stessa, da cow che è mucca e boy che è ragazzo, erano i mandriani, quelli che guardavano le mandrie dei grandi proprietari. Dei grandi proprietari di mandrie. Sì, proprietari di mandrie, che erano a volte migliaia, queste capi di bestiame.
i mandriani, cioè i cowboy, conducevano le mandrie verso l'ovest, dove c'erano le grandi praterie per farle mangiare. E vivevano a cavallo. Vivevano a cavallo, in pratica, perché tutto il giorno, il lavoro di tutto il giorno era spostarsi da una zona all'altra, e seguivano le mandrie. Loro seguivano le mandrie fiancheggiando le mucche. Come erano vestiti, Marco? Da bambini quasi tutti si sono mascherati da cowboy e indiani e si sono fatti la guerra immaginaria giocando. Vediamo gli elementi che abbiamo qui del cowboy. A parte il tipico blue jeans, loro portavano un cappello che era un tipico Stetson, il quale serviva per difendersi dall'acqua, dalla neve, dal vento, ma serviva anche da cuscino. Per esempio, loro ci mettevano dentro la paglia la sera, siccome dormivano quasi sempre vestiti, perché non c'era un letto, non c'era la possibilità di dormire in modo comodo, loro riempivano il cappello di paglia e lo usavano come cuscino. A volte serviva anche come recipiente, perché era abbastanza capiente, serviva anche come recipiente per portarci del cibo o qualcosa che poteva essere utile. Poi giravano armati, giravano non perché armati. Fossero particolarmente aggressivi e violenti come ce l'hanno trasmessi vari film, ma perché stavano molto a lungo nella prateria anche da soli, no? Stavano molto a lungo e quindi avevano bisogno anche di difendersi in caso di necessità. E portavano questa Colt, questa pistola, inventata da un ragazzo di 16 anni, Samuel Colt, il quale diede all'improvviso la possibilità a un uomo di diventare sei uomini, perché prima si usava si usava il fucile, si usava il cosiddetto rifle, che era un fucile ad avancarica, che prendeva tempo per caricarlo, mentre invece la pistola consentiva di, questo si chiama revolver in realtà, non è pistola, perché appunto gira, il tamburo gira, quindi revolver. E la pistola, il revolver conteneva sei colpi, per cui... Era come essere di colpo sei persone armate. Ecco, che ne è stato dei nativi americani, Marco? Ecco, i nativi americani oggi... cioè quelli che chiamiamo gli indiani, perché Cristoforo Colombo li chiamò così, perché pensava di essere approdato nelle Indie e quindi li chiamò indiani. Gli indiani oggi vivono nelle riserve, confinate in delle zone precise e al di là delle quali praticamente non escono. E non se la passano granché bene, molto bene, perché le aree a loro riservate non sono molto fertili. Per esempio, la zona, la più grande di queste, sono circa 150, circa 150 le riserve. La più grande è quella dei Navajo, che si trova tra Arizona e Utah. Ecco, in tutto quanto sono rimasti? Oggi gli indiani, all'inizio, quando sono arrivati i bianchi, erano circa 1 milione, poi sono scesi moltissimo. Dall'inizio del Novecento in poi, quando c'è stata poi la pacificazione, hanno cominciato a crescere di nuovo e oggi sono negli Stati Uniti circa 600.000. Grazie a Marco Nesi di averci raccontato in parte questa storia appassionante, ma anche triste per un certo verso, perché comunque uno scontro tra due civiltà ha vinto la più forte, la più materiale, e della grande sensibilità nei confronti della natura, della terra, degli indiani è rimasto poco. C'è rimasto un testamento molto importante, ma loro purtroppo sono stati praticamente sterminati e ridotti a vivere in dei veri e propri ghetti, delle vere e proprie riserve, dove proprio non se la passano niente bene. Adesso noi voltiamo pagina, andiamo a fare invece un viaggio diverso, ce ne andiamo in Australia, un viaggio proprio ai confini del tempo, a cercare di scoprire le terribili lucertole di Oz, strani dinosauri vissuti più di 100 milioni di anni fa, che sono stati probabilmente gli ultimi dinosauri ad abbandonare la Terra. Thank you.
L'Australia è una terra antichissima, ricca di segreti. Segreti che risalgono a tempi molto lontani. Soltanto adesso cominciamo ad avere un'idea di quella che doveva essere la vita nel periodo in cui i rettili giganteschi dominavano la natura. Grazie alle storie passate che riescono a raccontarci, oggi siamo in grado di ricostruire quei tempi remoti. Lo scienziato inglese Sir Richard Owen è stato il primo nel 1841 ad usare il termine dinosauro. Unì le parole greche dinos, che significa terribile, e saurus, lucertola, e le utilizzò per descrivere un gruppo di grandi rettili estinti. Sessant'anni dopo, dall'altra parte del mondo, venne alla luce la prima terribile lucertola australiana. Si trattava di un minuscolo artiglio fossilizzato che un giorno avrebbe rivelato lo straordinario passato di questo continente. Era strano e meraviglioso. Con creature che cominciamo appena adesso ad immaginare. I reperti fossili ci mostrano una realtà che non avremmo mai neppure potuto sognare. Era proprio uno strano continente. Molti visitatori arrivano dalle più svariate parti del mondo per poter vedere da vicino gli insoliti animali australiani, per coccolare un koala appartenente al gruppo dei marsupiali che portano i loro piccoli in una tasca, oppure per scorgere anche solo per un attimo lo sfuggente ornitorinco oviparo. Tutte queste creature si sono dovute adattare per poter sopravvivere nel continente abitato più arido del mondo. Fin dalla lontana era dei rettili giganteschi, in questo paese, hanno sempre prosperato insolite forme di vita. Nelle loro ricerche di indizi del passato, i cacciatori di fossili australiani hanno scoperto nuovi importanti reperti che hanno dimostrato come i dinosauri, che vivevano qui più di 100 milioni di anni fa, fossero molto diversi dai loro parenti dell'emisfero settentrionale. Fatto ancora più sorprendente, esistono prove che alcune di quelle creature preistoriche australiane erano sopravvissute a lungo dopo l'estinzione dei dinosauri negli altri continenti. Esiste un altro luogo come questo, ma soltanto nella fantasia dell'uomo. Il mondo perduto di Sir Arthur Conan Doyle era un altopiano isolato dove alcuni rettili giganteschi erano sopravvissuti fino al XX secolo. Animali enormi come il brontosauro vivevano protetti dal loro stesso isolamento. Forse anche l'Australia era un mondo perduto? La ricerca di una risposta iniziò più di un secolo fa lungo questa costa battuta dai venti nell'Australia sud-orientale, vicino alla città di Inverloch. Nel maggio del 1903, William Hamilton Ferguson arrivò sin qui alla ricerca di giacimenti di carbone. Era un geologo, quindi un esperto nel riconoscere fossili di piante e di animali. Un giorno, alla base di una parete di arenaria, ne scoprì uno che non aveva mai visto prima. Annotò la località del rinvenimento ad ovest di una formazione rocciosa chiamata Eagle's Nest e spedì il curioso fossile a Londra per farlo studiare. Qui i paleontologi lo descrissero come un artiglio di un dinosauro carnivoro. In seguito il reperto fu rimandato in Australia, dove venne archiviato nel Victoria Museum. Era il primo osso di dinosauro australiano. In quel momento costituiva solo una piccola curiosità, ma insieme al diario di Ferguson e alla mappa da lui meticolosamente disegnata, questo artiglio avrebbe un giorno fatto sì che i paleontologi riscrivessero la storia del mondo. Il dottor Tom Rich è il curatore dei fossili al Victoria Museum e nutre grande apprezzamento per l'operato di Ferguson.
Conosciamo esattamente il luogo di origine, vista la precisione della mappa, e saremo in grado di rimetterlo nello stesso punto, con un margine d'errore di circa 20 metri. È notevole per un fossile rinvenuto più di 100 anni fa. Un giorno l'artiglio avrebbe attirato Tom a Eagle's Nest per una ricerca molto personale, ispirata ad un sogno della sua infanzia. La scoperta di Ferguson non portò immediatamente a nuovi ritrovamenti di dinosauri. La ricerca di reperti appartenenti al passato preistorico dell'Australia non era facile, data la sua particolare natura. L'Australia è un continente antico che nasconde una gran quantità di fossili. Gran parte è stata ricoperta da successivi strati di roccia oppure dalla vegetazione. L'Australia inoltre si estende su un territorio enorme, sostanzialmente vuoto. Siamo a Brisbane, nel vecchio museo del Queensland. Un tempo qui si trovavano gli unici scheletri completi di dinosauri australiani. Alan Bartholomew ne è stato il direttore per 30 anni. Ha così avuto modo di appurare che i cacciatori di fossili australiani non potevano affidarsi ai metodi tradizionali per trovare i resti dei dinosauri. La maggior parte dei ritrovamenti importanti in Australia è stata effettuata da gente comune, in particolare da allevatori di bestiame. Qui conoscono molto bene i loro animali. Vedendo uno scheletro sanno se hanno a che fare con una mucca o un cavallo e capiscono quando si tratta di qualcosa di diverso, di nuovo o di particolare, di qualcosa insomma che è il caso di segnalare. Gli uomini che lavorano con il bestiame raggiungono località remote. Gli zoccoli duri degli animali rompono il suolo superficiale, talvolta esponendo dei fossili. Negli anni 20, nel letto di un ruscello vicino a Roma, nel Queensland centrale, un mandriano notò delle ossa gigantesche. Alcune settimane dopo vi ritornò con altri uomini, determinati a verificare questa strana storia. Quando videro le ossa, rimasero davvero sorpresi. Pensavano di aver trovato lo scheletro di un elefante fuggito da un circo. Invece erano proprio ossa di dinosauro. Negli anni 70, Alan si adoperò nel tentativo di recuperare altri fossili. Quell'animale era molto simile ai dinosauri erbivori dei continenti settentrionali, dal collo e dalla coda lunghi, che camminavano su quattro zampe. Si trattava però di un nuovo genere, di una nuova specie, il Rhetosaurus brownii. Il suo nome deriva da uno dei giganti della mitologia greca, Rhetos, e da Arthur Brown, uno dei mandriani locali che ne trovò le ossa. Questo gigante era alto 3,5 metri all'anca e pesava approssimativamente 20 tonnellate. Rhetosaurus brownii è uno dei più antichi sauropodi del mondo e una delle più grandi creature che abbiano mai camminato sulla Terra. È vissuto durante il periodo giurassico, più di 170 milioni di anni fa. Ma non sarebbe stato questo l'ultimo dinosauro a gettare la sua ombra sulla piccola città del Queensland. Nei tempi in cui il Rhetosaurus prosperava, il mondo era molto diverso. Il Nord America e l'Europa facevano parte di un'unica grande zolla continentale, mentre nell'emisfero meridionale, l'Australia, era unita al supercontinente di Gondwana. Con il finire del periodo giurassico e l'inizio del Cretaceo, l'Australia e l'Antartide iniziarono a staccarsi dal resto di Gondwana. Si venne a creare questa diaspora di zone continentali che costituivano un'enorme penisola. Si trattava della parte orientale di Gondwana. Era l'Australia Antartide, che formava un'unità connessa al Sud America da una catena di isole. Così si trattava di un luogo molto isolato, davvero unico. Allo stesso tempo, l'Australia sprofondava, creando un enorme mare interno poco profondo, il mare di Eromanga, che sarebbe scomparso e riapparso almeno quattro volte,
esercitando così una profonda influenza sugli animali australiani. Questo mare divise l'Australia in diverse isole, un fatto che, come sapete, facilita quella che si chiama la speciazione. All'interno degli ambienti separati dal mare, dei singoli gruppi si evolvono indipendentemente gli uni dagli altri. Il mare di Eromanga ricopriva quello che oggi è l'interno arido dell'Australia. La città di Roma sorge su quella che un tempo era la sua riva orientale. Nel 1964 Alan Bartolomei stava attraversando la città quando fu avvicinato da un allevatore locale. Stavo aprendo lo sportello della macchina quando uno del posto, un mandriano, si avvicinò e, dopo aver visto l'insegna del museo del Queensland, mi domandò se fossimo interessati a un dinosauro. Io sapevo che Retosaurus brownii era stato trovato da queste parti. Così gli risposi che, anche se in quel momento non portavamo nessun tipo di equipaggiamento, gli avremmo dato di sicuro un'occhiata. C'erano due o tre blocchi di roccia, e la prima cosa che mi colpì fu che erano coperti da piccoli pezzi rotondi di osso. Ovviamente erano i resti dell'armatura cutanea di un rettile. Queste ossa appartenevano a una creatura che doveva aver misurato circa 2 metri di lunghezza. Oggi Alan e Steve Salisbury dell'Università del Queensland stanno tornando in quella zona. Sperano di individuare la località esatta del ritrovamento per poter compiere ulteriori ricerche. Nel 1964, purtroppo, Alan non aveva preso nota della località. Alan e Steve stanno cercando delle rocce appartenenti all'inizio del Cretaceo, che avrebbero potuto contenere il dinosauro fossile. Servendosi di un GPS, Steve segna le coordinate esatte. In Australia sono stati ritrovati pochi resti di dinosauri, ma ogni sito, vecchio o nuovo che sia, è importante. La creatura a cui appartenevano le ossa fossilizzate rinvenute da Alan viveva sulle rive del mare di Eromanga 110 milioni di anni fa. È stata chiamata Minmi. Minmi era un dinosauro erbivoro, grande come una pecora, e faceva parte del gruppo degli anchilosauri. Dopo la scoperta di Alan, in un'altra zona del Queensland venne ritrovato uno scheletro più completo. Questo fossile è così intatto che si sono conservate tracce di pelle, perfino il resto del suo ultimo pasto. Per gli studiosi, la scoperta che alcuni dei tendini decorrenti lungo la colonna vertebrale erano stati mineralizzati fu ancora più eccitante. Si tratta di un fatto estremamente raro in un fossile di dinosauro che ha messo gli esperti in grado di paragonare Minmi ad un animale tuttora vivente. La struttura della pelle e il modo in cui è integrata nei muscoli della schiena è praticamente identica a quella dei coccodrilli odierni. All'Università del Queensland, Steve Salisbury ha utilizzato questa scoperta per tentare di far rivivere Minmi. Avendo la possibilità di lavorare con i coccodrilli viventi, si può senza dubbio capire come funziona la loro anatomia. È un dato estremamente utile per cercare di ricostruire un dinosauro. Lavorando al computer con l'animazione, Steve iniziò a comporre l'immagine accurata di un animale morto 110 milioni di anni fa. Mi rendo conto che era in grado di camminare efficientemente tenendosi sollevato. Posso anche immaginare che fosse in grado di galoppare un po'. Non lo faceva sempre, però, solo quando ne aveva bisogno.
Nel caso in cui dei grossi tetrapodi gli avessero dato la caccia, di certo si sarebbe messo a galoppare il più velocemente possibile. Forse è stato proprio questo il modo in cui Minmi morì, esausto, dopo aver cercato di sfuggire a un tetrapode predatore. Esposta alle intemperie per molte settimane, la carcassa si mummificò e successivamente fu trascinata in mare. Quando affondò, i sedimenti ricoprirono il corpo e le ossa e la pelle si fossilizzarono. Il modo in cui Minmi si muoveva e le dimensioni della sua armatura fanno pensare che fosse un anchilosauro molto primitivo. Gli anchilosauri successivi a Minmi, trovati nell'emisfero settentrionale, potevano raggiungere i 10 metri di lunghezza e possedevano enormi piastre cutanee ossificate e delle punte. Minmi può venire considerato un tipo di animale che ha dato origine a tutti i successivi anchilosauri del mondo. È molto eccitante pensare che proprio qui, in Australia, sia vissuto un animale così importante per l'evoluzione successiva di questa specie. All'inizio degli anni 60 furono inviate ad Alan Bartolomei del Museo del Queensland le ossa di un altro dinosauro, vissuto vicino al grande mare interno australiano. Tra tutti i resti ne notai subito uno piuttosto strano, che si è poi rivelato essere l'estremità anteriore di un cranio. Presentava un grosso bozzo, decisamente insolito tra i dinosauri guanodontidi finora noti. Ho capito subito che si trattava di qualcosa di diverso e di unico. Quell'esemplare è stato chiamato Matabarrasaurus ed è noto solo in Australia. Credo che abbia avuto un'opportunità evolutiva quando l'Australia si separò dal grande continente meridionale di Gondwana. Iniziò allora a spostarsi verso nord, verso l'Asia, rimanendo isolato geneticamente dal resto dei dinosauri. Cominciò così ad evolversi a modo suo e a sviluppare le caratteristiche associate esclusivamente a questo particolare animale. Occorsero 20 anni prima che Alan e i suoi collaboratori riuscissero a ricostruire questo dinosauro che deve il suo nome a Matabarra, la cittadina del Queensland nei cui dintorni fu ritrovato. Inizialmente pensarono si trattasse di un membro della famiglia degli iguanodontidi, grandi dinosauri erbivori che camminavano su due zampe. Ma lo strano bozzo sul suo cranio li indusse a cambiare idea. Attualmente sembra che il Matabarrasaurus sia più antico degli iguanodontidi, il che ne farebbe un animale davvero primitivo, un antenato di molti dei grandi dinosauri erbivori dell'emisfero settentrionale. In Australia sono stati trovati pochi resti di dinosauri, ma sufficienti perché gli scienziati considerassero questa parte di Gondwana come una regione in cui l'evoluzione è stata particolarmente intensa. Non sappiamo come o perché questo avvenne, ma sembra che in Australia abbiano avuto origine forme che si sono poi diffuse su tutta la Terra. E credo che assisteremo al ripetersi di questo fatto, così come abbiamo visto il fenomeno opposto, ovvero animali provenienti dal resto del mondo che hanno invaso l'Australia. Questo paese ha prodotto alcune creature straordinarie, che hanno poi trovato un ruolo da svolgere sul nostro pianeta. Ogni nuova scoperta serviva ad incastrare un altro tassello nel puzzle delle terribili lucertole australiane.
ma ancora non si conosceva quasi nulla dell'ambiente in cui avevano vissuto, fino a quando, sulla costa meridionale, venne effettuato uno scavo che svelò il mistero di un intero nuovo mondo. Pat e Tom Rich arrivarono in Australia negli anni 70. Erano alla ricerca di fossili, Pat di uccelli e Tom di mammiferi. Per me tutto è cominciato il giorno di Natale del 1953, intorno alle 3 del pomeriggio. Avevo iniziato un libro, lo avevo finito, e l'ultimo capitolo era intitolato La morte dei dinosauri. All'inizio c'era una piccola immagine, due mammiferi che mangiavano delle uova di dinosauro. Ne sono rimasto affascinato perché nella mia mente di ragazzino di 12 anni pensavo, questi siamo noi quando c'erano ancora i dinosauri. Sono questi gli animali che voglio studiare. Tom Rich iniziò in Australia la sua ricerca di mammiferi del Cretaceo. Ben presto però realizzò quello che già molti prima di lui avevano compreso. Quel paese sconfinato rendeva difficili le scoperte, quindi aveva bisogno di un punto di partenza. Glielo diedero tre giovani ricercatori che avevano deciso di consultare l'artiglio, il primo fossile di dinosauro trovato in Australia. 75 anni dopo Ferguson, ritornarono a Eagle's Nest muniti della sua mappa, sperando che avrebbe potuto aiutarli a scoprire i tesori di quei tempi remoti. Beh, accadde proprio così. A pochi metri dal punto in cui era stato scoperto l'artiglio, trovarono dei frammenti ossei che diedero parecchio da studiare a Tom. Realizzammo che si trattava di dinosauri. Così ho pensato, bene, continuiamo a cercare i loro resti e forse troveremo anche dei mammiferi. Così, dopo aver scavato intorno a Eagle's Nest, ho consultato la carta geologica e individuato un'altra area potenziale per i ritrovamenti, con rocce appartenenti alla stessa età. Tom decise di cercare situazioni geologiche simili lungo la costa dell'Australia meridionale, coadiuvato in questa ricerca da un altro cacciatore di mammiferi, Michael Archer. Era un lavoro lungo e pericoloso. Trovarono dei frammenti di ossa di dinosauro, ma nessun mammifero. Tom abbandonò il sito dopo averlo chiamato Baia dei dinosauri. Erano passati 3 anni e nel frattempo si era formata l'associazione Amici del Museo che volevano ritentare. Ma io ero deluso. Dissi che non esisteva alcun luogo dove andare, che non c'erano dinosauri. Ma loro continuarono ad assillarmi. Così ho finito col dire, va bene, conosco un posto dove possiamo andare, ma sarà molto difficile perché dovremo lavorare sottoterra. Mi hanno risposto che andava benissimo. Così questo riluttante cacciatore di dinosauri fu spinto nella direzione che avrebbe poi cambiato la sua vita. Dato che insistevano, siamo andati a scavare lì, nella roccia. Ne abbiamo tagliato una quantità equivalente forse a circa 2 cabine telefoniche. Dallo scavo emersero 80 pezzi di osso, alcuni sicuramente di dinosauro. Lo strato fossilifero si trovava proprio alla base dei precipizi, così abbiamo dovuto scavare un tunnel al di sotto di una parete rocciosa di 90 metri. Era molto più complicato che alla baia dei dinosauri, perché dovevamo usare minatori esperti ed esplosivi per togliere le pietre e creare il tunnel per raggiungere gli strati fossiliferi. Emersero fossili di anfibi, pesci, rettili marini e dinosauri, che testimoniavano l'esistenza di un mondo sorprendente in cui alcune creature erano sopravvissute molto più a lungo di quanto si ritenesse prima della scoperta. Tra queste c'era un anfibio gigantesco, chiamato Colossus. Colossus era, per quanto ne sappiamo, l'ultimo rappresentante di un gruppo di anfibi molto primitivi e suscita alcuni problemi interessanti, sia riguardo al tipo di ambiente presente in Australia, sia al fatto che sembra che un certo numero di animali, estinti in altre parti del mondo, siano invece sopravvissuti qui ancora per molto tempo. Ecco l'allosauro carnivoro, alto 2 metri, un altro di questi antichissimi animali. Ma fu l'ipsilofodontide delle dimensioni di un tacchino ad attirare maggiormente l'attenzione di Tom Rich. Di circa una dozzina di diversi dinosauri trovati proprio qui, la metà sono ipsilofodontidi. Ora, per fare un paragone con il Nord America, ne troviamo solo 2 in un'intera raccolta di dinosauri datati a circa 140 milioni di anni fa.
Esiste quindi qualcosa nell'Australia sudorientale che sembra averne attirato una gran quantità. Noi riteniamo che ce ne fossero molti, perché si trattava di animali polari. 100 milioni di anni fa, la baia dei dinosauri era vicina al Polo Sud ed era caratterizzata da inverni lunghi e oscuri. Davvero un luogo incredibile in cui trovare i resti di una prosperosa comunità di dinosauri. I resti fossili degli ipsilofodontidi hanno rivelato uno speciale adattamento a questo ambiente scarsamente illuminato. Infatti erano dotati di occhi molto grandi. Erano in grado di andare in giro per nutrirsi durante l'inverno, perché potevano vedere in condizioni di luce assai scarsa. Erano però troppo piccoli per migrare verso latitudini più basse, dove avrebbero trovato più luce. Nel 1994 lo scavo della baia dei dinosauri fu chiuso. Estremo tutto il possibile e non trovammo resti di mammiferi. Quei dinosauri erano davvero molto interessanti e man mano che capivamo di più sull'ambiente in cui vivevano ci appariva più chiara l'importanza di una comunità molto insolita che viveva nell'estremità meridionale della Terra. Dopo 10 anni di scavi, Tom non era riuscito a trovare i mammiferi che avevano vissuto all'ombra dei dinosauri. In un luogo molto diverso dell'Australia, però, un giovane ricercatore aveva scoperto nuove prove di un antico ambiente polare che questa volta si trovava nel deserto. Ben Keir è un paleontologo del Museo dell'Australia Meridionale. Non è uno specialista di dinosauri, ma un esperto di mostri marini. Il lavoro di Ben si concentra nella zona circostante la città di Cooperpedy. Cento milioni di anni fa, quest'area si trovava sul fondo del mare di Eromanga. Oggi è una città di miniere di opale circondata dal deserto. Durante l'estate le pianure che circondano Cooperpedy raggiungono i 50 gradi centigradi. Sono ricoperte di fossili marini, la prova che nel Cretaceo l'ambiente era completamente diverso. Lo studio dei fossili insegna che la vita cambia continuamente, che nulla è permanente, è dato per sempre. È una consapevolezza che ci fa sentire umili. La paleontologia e i fossili ci fanno riflettere sulla vita del passato. Così possono essere utili per capire cosa potrebbe succedere oggi e quello che accadrà in futuro. Ben si fa assistere nelle sue ricerche dagli abitanti di Cooperpedy. Il tour operator Derek Rowe è uno degli aiutanti locali di Ben. Derek è un cowboy del Cretaceo che cavalca sui confini del tempo. I fossili che ha trovato su queste pianure lunari si trovano ora esposti nel Museo dell'Australia Meridionale. Tutti i bambini vorrebbero trovare la spina dorsale di un dinosauro o qualcosa di simile. Io sono venuto qui e ho realizzato questo desiderio. Così appena posso mi piace andarmene in giro da queste parti cercando di trovare qualcosa di speciale. È piuttosto difficile immaginare di trovarsi sotto il mare, con creature di ogni tipo che ti nuotano intorno, mentre invece adesso qui tutto sembra morto. Ma non appena trovi un fossile, di colpo puoi rivivere quella sensazione e cercare di capire com'era un tempo. Proietta la tua mente all'indietro di 120 milioni di anni e immagina questo posto ricoperto da acqua torbida, piena di materiale organico. Intorno a te ci sono conchiglie sparse e poi il Pronosaurus, l'equivalente nel Cretaceo dell'attuale orca marina. Un animale mostruoso che può aver raggiunto una lunghezza di 13 metri.
un predatore davvero spaventoso. A un tratto vede qualcosa. Questo paesaggio è come un libro. Uno lo sfoglia, lo guarda e scopre nuovi indizi. Unendoli comincia a capire il loro significato e ottiene un'immagine della vita di 120 milioni di anni fa. Mentre studiava i fossili di Cuberpidi, Ben consultò i risultati delle ricerche sul clima che prevaleva nel periodo Cretaceo. Lo attendeva una sorpresa. Le prove sembravano dimostrare che questi mari erano molto freddi, forse addirittura gelati. Il primo di questi indizi è stato il rinvenimento di enormi sassi che non erano originari della zona. Questi massi provenivano da una distanza di circa 500 chilometri. Come erano potuti arrivare fin lì? I geologi ritengono che furono trasportati dagli iceberg. Quando il ghiaccio si sciolse, i sassi affondarono. Il secondo indizio è rappresentato da un minerale chiamato glendonite, che si forma solo a temperature comprese tra meno 1 e 6 gradi centigradi. Essenzialmente tutto questo coincideva con l'intervallo freddo all'inizio del Cretaceo, che era caratterizzato vicino al Polo Sud da condizioni ambientali molto fredde che comprendevano fenomeni come l'oscurità polare, che si riscontra infatti nei depositi vittoriani. La differenza è che qui avveniva in mezzo al mare, quindi era l'equivalente oceanico di quello che si trovava nella baia dei dinosauri. Il punto più interessante è stato collegare tutto ciò con la presenza di rettili marini, e questo è davvero insolito dal punto di vista paleontologico. Cosa facevano questi animali? Come riuscivano a sopravvivere? Sappiamo che probabilmente creature come i pliosauri possedevano un metabolismo più alto di quello tipico dei rettili. Non proprio il sangue caldo dei mammiferi, ma qualcosa di abbastanza simile. Unendo tutti questi indizi, ci facciamo un'idea di come riuscissero a sopravvivere. A Sydney, alla Collezione Nazionale degli Opali, Ben sta studiando lo scheletro completo di un rettile marino che ha nuotato nei gelidi mari che un tempo ricoprivano questa odierna ed arida distesa. Questo animale ha un nome, Eric. Nell'ambito dei fossili dell'Australia meridionale, Eric è il reperto del secolo. Infatti è completo, è nuovo e ci fornisce informazioni che non avevamo mai avuto prima. È davvero straordinario. Eric è stato trovato a grande profondità in una miniera di opali a Cuberpidi. Eric è una specie nuova per la scienza, un pliosauro crestato del genere Leptocleidus. Mentre i membri di questo gruppo erano in declino nel resto del mondo, Eric e gli altri rappresentanti della sua specie prosperavano nel mare di Eromanga. La causa della morte di Eric non ha lasciato traccia sulle sue ossa. Sappiamo però che non era un esemplare maturo. Così di certo non è morto di vecchiaia, ma è stato ucciso. Inoltre aveva lo stomaco pieno, aveva mangiato dei pesci, quindi si trovava in buona salute fino all'ultimo momento. Possiamo immaginare questi animali che si spostavano in piccoli gruppi e scendevano lungo la costa, arrivando sin qui per riprodursi. Era un buon posto per avere dei piccoli, e infatti è questo che troviamo. Torniamo però in Australia meridionale e a Tom Rich, che aveva intanto fatto un altro passo avanti, in grado di demolire una teoria evolutiva accettata da molto tempo. Quando lo misi sotto il microscopio, ci mancò poco che cadessi da sedia per la sorpresa. Gli scienziati hanno sempre creduto che i mammiferi placentati abbiano iniziato ad evolversi in Asia centrale. Da lì migrarono successivamente in tutti gli altri continenti, tranne che in Antartide e in Australia. Tom osò pubblicare sulla prestigiosa rivista Science che i mammiferi placentati erano vissuti in Australia 110 milioni di anni prima di quanto gli scienziati avessero sino ad allora ritenuto possibile. Se si tratta di un placentato, è davvero un fatto straordinario.
Dire che 115 milioni di anni fa in Australia viveva il mammifero placentato più antico, mentre fino ad allora non c'erano prove della sua presenza in Australia prima di 55 milioni di anni fa, era un fatto sconvolgente. Tutti ritenevano che i placentati avessero avuto origine in Asia e sostenere che l'Australia aveva avuto una forma animale molto più arcaica avrebbe sicuramente disturbato più di un paleontologo nell'emisfero settentrionale. Non mi aspettavo che la gente riuscisse ad accettarlo facilmente. Io stesso non mi sono ancora abituato, continuo a pensare di essermi sbagliato. Ma finora non sono stato in grado di convincermi di aver commesso un errore. In fondo è proprio questa la natura della scienza. Non sei mai sicuro di avere la risposta finale, puoi solo dimostrare di esserti sbagliato, mai però di avere assolutamente ragione. Credo che l'unico modo per risolvere davvero questo problema sia trovare altri resti. È per questo che continuiamo a scavare, nella speranza di rinvenire un frammento del cranio o perfino dello scheletro, chissà. Gli scavi continuano a Flat Rocks, dove sono state recuperate molte altre mandibole. Alcune sono simili a quella trovata da Nicola Barton, altre potrebbero essere completamente nuove per la scienza. C'è un insieme piuttosto diversificato di mammiferi che vivevano accanto ai dinosauri. È l'unico luogo in Australia in cui si possa scavare aspettandosi di trovare fossili dei due tipi, almeno così sembra. Se Tom riuscisse a dimostrare con prove conclusive che i mammiferi placentati vivevano in Australia 115 milioni di anni fa, riscriverebbe la storia evolutiva. Ma cosa accadde a questi mammiferi? Finirono con l'estinguersi? O come molti dei dinosauri australiani, si diffusero da qui per colonizzare poi il resto del mondo? Mentre rettili giganteschi dominavano la natura, piccoli mammiferi correvano furtivi nella loro ombra. Erano i nostri antenati nell'era dei dinosauri e un giorno avrebbero dominato la Terra. Da quando Ferguson ha trovato il primo fossile di dinosauro, i paleontologi hanno scoperto molti segreti sull'Australia del tempo di questi rettili giganteschi. Sembra ci fossero specie originarie come Minmi, Eretosaurus brownii, specie relitto come Colasuchus e i pliosauri del mare interno. Vi dimoravano creature che semplicemente non avrebbero dovuto trovarsi da queste parti. Animali che sopravvissero in ambienti gelidi e che oggi fanno sorgere un grande interrogativo. I dinosauri australiani riuscirono a sopravvivere all'estinzione dei loro simili. Un cataclisma oscurò la luce del sole, ma nessun inverno artificiale avrebbe potuto causare l'estinzione delle terribili lucertole di Oz, che erano perfettamente adattate al freddo e al buio. Forse sono riusciti a sopravvivere in un vero mondo perduto. Questo è un paese molto speciale. Non è la fine del mondo, ma solo l'inizio dell'avventura.